Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road e... no! Non parlerò dei mondiali! Il calcio non mi piace! Fatevene una ragione! Il canale YouTube di cui vi parlo oggi è un canale di scienza, la vostra dose settimanale di scienza e divertimento. È molto ben fatto, con una particolare tecnica basata su animazioni in stop motion di disegni fatti su una lavagna con i pennarelli colorati e oggetti che interagiscono con queste animazioni. Il canale, fondato da Mitchell Moffitt e Gregory Brown, si chiama ASAP Science. In realtà è abbastanza famoso, forse l'avete sentito nominare. Nel doobly-doo vi metto il link al canale e vi metto tre video che secondo me sono molto rappresentativi. Vi consiglio di guardare tutti i video che ci sono, c'è addirittura una playlist di un video al giorno che è stata fatta in occasione delle Olimpiadi Invernali di Sochi. Comunque, nel doobly-doo vi segnalo questi tre video. Al primo posto, i parassiti più orripilanti. Veramente smuove un po' le anime e le coscienze, ma è qualcosa che veramente merita. Secondo video che metto sul doobly-doo è «Puoi bere troppa acqua?» Altro argomento che... Ma il terzo video che metto sul doobly-doo, che secondo me è quello che darà spunto alla maggiore quantità di discussioni, è «Sarebbe possibile hackerare il tuo cervello?» E questo... Prima di concludere, però, voglio segnalarvi altri due video. Uno è una splendida collaborazione con lo scienziato Bill Nye, ed è possibile fermare un asteroide? E l'altro è un meme che questo canale ha lanciato sotto le feste. La tavola periodica degli elementi cantata. Trovate tutto sul doobly-doo. Questa è molto divertente, merita tantissimo. Passiamo quindi all'argomento del giorno. Un paio di giorni fa, Wind, che è un grosso operatore italiano di telefonia fissa, mobile ed internet, ha avuto un grosso problema e praticamente è andata in palla tutta la rete, fissa, mobile e internet. Vi racconto brevemente qualche punto saliente. Giugno 2004. A Milano, dei ladri di rame trovano uno scavo aperto e, pensando di trovare dei cavi di rame da poter rubare, scassano dei cavi che erano fibre ottiche e lasciano completamente isolato un intero reparto server di Libero Infostrada. Salta l'autenticazione mail, salta il portale di Libero, saltano una serie di servizi, la posta POP3, una serie di siti internet. Parecchio danno. Tra l'altro, è con oserei dire una certa nota di ironia che noto che esattamente 10 anni dopo, giugno 2014, di nuovo Infostrada, quindi Infostrada, ha dei grossi problemi con la connettività. Poi, cercando su internet, ho trovato qualche altra data. Per esempio febbraio 2009, il crash di Gmail. Per tutto un pomeriggio molti utenti europei sono rimasti completamente fuori da Gmail e fuori dall'autenticazione di Google. Aprile 2011, il famoso incendio al data center di Aruba. Maggio 2011, il clamoroso crash del servizio Blogger di Google. E ora, giugno 2014, il crash della rete di Wind. Perché ho citato queste date? Naturalmente, la rete internet sappiamo che è un sistema decentralizzato, tutta internet virtualmente è impossibile da spegnere, andrebbe spento tutto il pianeta. Purtuttavia, la continua e costante delocalizzazione dei servizi, decentralizzazione dei dati, decentralizzazione delle informazioni, quello che, con la parola molto in voga nel XXI secolo, che è la nuvola, il maledettissimo cloud, continua a mettere in evidenza una cosa che è abbastanza nota.
la cosa che è abbastanza nota è che le macchine sono fallibili. Lo è l'uomo, lo sono anche le macchine. E quindi non si può portare il pieno della fiducia a degli strumenti elettronici che sono fallibili, soprattutto nella misura in cui parliamo del cloud, quindi di sistemi basati interamente su internet, della possibilità di avere i propri dati, i propri programmi, le proprie informazioni interamente messe su internet. Perché sì, è facile dire ma c'è Tizio, c'ha la connessione ridondatissima, c'ha i server da 100 parti, c'ha, come chiama il mio collega, il bocchettone di fibra ottica. Sì. E poi c'è l'utente che deve accedere a quei dati, che una bella mattina arriva in ufficio, ADSL non va e niente accesso ai dati. C'è quell'altro che non gli funziona Gmail e niente accesso alla posta elettronica. C'è un crash della Wind e niente accesso a internet e alla telefonia. Le macchine sono fallibili su più punti. E non sempre è possibile ridondare tutto. Ma il punto è un altro. Seppur vero che la rete internet è difficilmente fallibile al 100%, è una situazione altamente improbabile, è anche vero che molti singoli segmenti della rete internet possono essere fallibili, e nel fallimento di un qualsiasi segmento della rete ci può essere il fallimento delle risorse aziendali, il fallimento delle informazioni, il fallimento dell'accesso alle applicazioni aziendali, ai dati. Io sono per un approccio non basato completamente sulla delocalizzazione dei dati, ma su una via di mezzo mista tra dati delocalizzati e dati locali. Sono, per esempio, per i dati locali, il backup locale e il backup sulla nuvola. Questo ha molto senso. Avere copie dei dati, copie delle informazioni, copie dei materiali su, non so, su Dropbox, su Copy, su qualsiasi servizio, su Google Drive, su quel che sia, può essere un punto a favore in caso di fallibilità dei dati locali. Si guasta il mio computer in locale, ho sempre la possibilità di una copia, della copia di backup e di un'altra copia di backup facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile. Dall'altro lato, avere tutto quanto sul cloud può risultare deleterio, perché può succedere l'opposto, può essere irraggiungibile la rete, può essere irraggiungibile il cloud. E ci sono poi tanti discorsi anche su Dropbox, su Copy, su questi programmi, Junino, che ho usato per un po' di tempo e poi ho smesso di usare. Ci sono tanti discorsi che riguardano il fatto di affidare comunque i propri dati a società private, a società che stanno magari in altri stati, con altre legislazioni sulla privacy, sulle informazioni, eccetera. E quindi la situazione non è così semplice e rosea come possa apparire. E pertanto vi chiedo, voi cosa pensate? Per l'archiviazione dei dati siete per la delocalizzazione completa, la delocalizzazione dei programmi, tutto nel cloud, il futuro dei dati, il futuro della conservazione, il futuro dei sistemi operativi, il futuro è tutto sulla nuvola? Oppure il cloud è una bolla temporanea che scoppierà, si verificherà che non funziona e torneremo ad avere i dati in locale? Si svilupperà sempre con questo minimo di diffidenza che comporterà ad avere un uso locale e remoto delle informazioni? Ci sarà invece uno sviluppo della nuvola, del cloud, come informazioni condivise, come backup condivisi? Ossia, il sistema che utilizzo io, di avere il cloud come uno dei punti di backup, ma non l'unico, e uno dei punti di conservazione, ma non di delocalizzazione dei dati. Che cosa pensate? Voi vi fidate ciecamente del cloud, oppure per alcuni servizi preferite utilizzare tutto in locale e usate supporti di backup come hard disk esterni, pennini, eccetera? Fatemi un po' sapere. Se volete approfondire il discorso, nel doobly-doo vi metto qualche link di riferimento. Se volete, peraltro, utilizzare qualche servizio di cloud, vi metto i link di riferimento a Dropbox e a Copy.
vi consiglio di usare Kopi, è il sistema di cloud con cui mi trovo meglio in questo momento, se dovete scegliere un sistema di cloud. E nel doobly-doo vi metto il link che vi permette di avere qualche gigabyte in omaggio. E, insomma, fatemi sapere la vostra, scrivetemi un commento qui sotto nello spazio dei commenti, oppure su Twitter o Memi, hashtag DDVOTR. Se vi è piaciuto questo video, fate pollice in alto, iscrivetevi al mio canale, condividete con gli amici, fatemi un po' sapere che cosa ne pensate. Ragazzi, questo è tutto, grazie, ciao e ci vediamo domenica prossima!